Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Da chi viene la predica? Di Stefano, un politico, chiamiamolo così, politico del Movimento 5 Stelle, praticamente dà degli asini al centrodestra e chiede, appunto, l'opposizione chiede un intervento del presidente. Del presidente Fico e quindi Lega e Fratelli d'Italia contro questo manilo di Stefano che già in passato lo abbiamo sentito delle esilaranti affermazioni e questa volta scrive in internet qualcosa di che Fratelli d'Italia invocano a gran voce un'informativa del presidente Conte, poi quando si svolge restano a casa in pantofole e aggiunge a lavar la testa all'asino si spreca solo il sapone. Caro, cara la mia bella faccia allegra del manilo, senti, l'opposizione, te lo spiego, è stata presa in giro da 3 mesi. Gli è stato detto di collaborare, hanno presentato più di 1.000 proposte e sono state tutte scartate, tutte, proposte approvate zero. Quindi una fantomatica, una farlocca finta, un finto ascolto del centrodestra. Poi arriva Villa Pamphilj con quella buffonata, come dice Calenda, quell'ignobile baracconata che serve solo a pavoneggiarsi Conte. Conte quando arriva in villa comincia a fare la ruota come i pavoni nei parchi, no? E quella è una buffonata fatta non per raccogliere idee, è stata fatta per attirare l'opposizione nella trappola, attirare l'opposizione per poi dire avete deciso anche voi il disastro economico, non fate manifestazioni contro di noi, c'eravate anche voi alla villa e quindi è colpa di tutti, voi sapete quando è colpa di tutti è colpa di nessuno. Quindi Conte cercava di neutralizzare le opposizioni invitandole in villa per gli aperitivi e poi naturalmente con l'obiettivo di addossargli almeno la metà delle colpe sulla crisi economica in modo da far capire a chi lo vuole sostituire che lui alla fine in fondo ha fatto un governo di unità nazionale, l'ha fatto senza dover far arrivare Draghi, far arrivare Pinco Palla, lo zio Paperoni, dice ci sono io e li ho messi tutti a un tavolo, quindi perché fare un governo di unità nazionale? Perché cambiarmi quando io sono un elevato, come dice Grillo? E quindi, cara la mia bella faccia allegra del Manilo, l'opposizione non si è presentata, te lo spiego perché forse non te l'ha spiegato nessuno. L'opposizione non si è presentata perché Conte, prima di andare in Europa, dice la legge, dice una legge del 2012, prima di andare in Europa a trattare cose che implicano comunque dei cambi sostanziali nell'economia e nella politica italiana. Prima di andare, lui va come un agente diplomatico, lui va come rappresentante del popolo che deve essere autorizzato per mezzo del Parlamento. E quindi per mezzo del Parlamento lui deve al Parlamento deve chiedere l'autorizzazione, deve proporre quello che lui va a dire e il Parlamento dovrà dire sì, no, forse o lo modifichiamo. Questa è la legge del 2012. Quindi che Conte lasci perdere la villa degli aperitivi, dove si sta pavoneggiando come un pavone nel parco, corra in Parlamento a informare, è sbagliato. Lui deve chiedere al Parlamento, non deve informare. Questo è per dirlo alla bella faccia allegra del Danilo Di Stefano, che dice anche lui cose senza né capo né coda, come abbiamo già visto in questi giorni. Quindi le parole del Danilo, no, sono state Manilo, Manilo, Danilo, no, di questo signore, diciamo, sono state stigmatizzate dal gruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Difesa, Salvatore De Idda, che dice in apertura dei lavori sul decreto missioni ho chiesto al Presidente delle Commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato
e altrettanto farò con il presidente della Camera Fico, la censura e le scuse formali del sottosegretario degli esteri Di Stefano, che ha definito asini i parlamentari di Fratelli d'Italia, che in mattinata non sono entrati in aula per protestare contro la decisione del presidente del Consiglio Conte e della maggioranza di svolgere una semplice informativa, anziché la già calendarizzata comunicazione. E poi un sottosegretario conclude, De Ida non può offendere dei parlamentari che dinanzi a un presidente del Consiglio che fugge dalla sua maggioranza decidono di utilizzare le legittime e previste forme di protesta che ritengono più opportune. Un componente del governo rappresenta tutti, anche l'opposizione, ma queste dichiarazioni dimostrano l'inadeguatezza di Di Stefano per il suo ruolo istituzionale e su questo non ha dubbio, il manilo dovrebbe fare altro, no? Insorge anche la Lega che dice a margine dell'informativa del Premier Conte alla Camera, il deputato 5 Stelle Manilo Di Stefano, sottosegretario di Stato agli affari esteri, ha insultato anche il nostro gruppo con il termine asini nel commentare su Twitter la decisione di abbandonare per protesta la seduta. Ricordiamo a Di Stefano, ammiratore di Maduro, che in Italia, a differenza del suo Venezuela, è ancora consentito il dissenso nelle aule parlamentari, affermano i deputati della Lega in commissioni affari esteri. Simone Billi, Vito Comencini, Luis Roberto e di San Martino Lorenzato di Ivrea, Paolo Formentini, Giancarlo Giorgetti, Paolo Grimoldi, Guglielmo Picchi, Alberto Ribolda, Eugenio Zofili o Zofili. Si tratta dell'ennesimo episodio di bullismo istituzionale, sia da parte del Premier Conte che solo dopo giorni e giorni di silenzio si degna di riferire in aula quanto emerso nei suoi cosiddetti stati generali, sia da parte dell'onorevole Di Stefano che non trova parole migliori dell'insulto per approcciarsi alle minoranze, alle loro legittime prerogative democratiche. Come deputati Lega della Commissione Affari Esteri chiediamo al presidente Fico di censurare formalmente questo squallido episodio e di far valere maggiormente il ruolo del Parlamento nei confronti di un governo sempre più autoreferenziale nel dibattito e inconcludente nella sua azione, come ben sanno purtroppo le centinaia di migliaia di italiani che da febbraio aspettano ancora la cassa integrazione. Sì, vorrei dire anch'io al deputato Manilo Di Stefano, estimatore della Venezuela e di Maduro, che il sale della democrazia è proprio questo, no? La Costituzione sancisce questa formula: c'è un governo e c'è un'opposizione che ha il compito di verificare che il governo faccia bene e faccia in maniera democratica. Quindi l'opposizione fa l'opposizione in dissenso, se è in dissenso, perché potrebbe essere anche d'accordo con il governo. Quindi l'abbandonare l'aula, criticare è la democrazia, mentre i 5 Stelle pensano che criticare sia qualcosa di lesa maestà, un qualcosa che non si può fare, non si può criticare, ma voi lo vedete anche nella struttura dei 5 Stelle, una struttura dove ci sono i probiviri, le denunce anonime, le espulsioni, i controlli e vorrebbero che i parlamentari fossero dei soldatini che votano esattamente quello che dice il capo politico, sì, no, a secondo tasto verde, tasto rosso, con un vincolo di mandato che esiste solo nei paesi dittatoriali. Voi sapete che in Italia il vincolo di mandato non esiste, è quel vincolo per il quale il parlamentare eletto deve eseguire gli ordini del partito. Non funziona così in Italia, spiegatelo a questi 5 Stelle. Però bisogna capire che, attenzione, quando il livello è più basso, vengono fuori dei comportamenti di riflessioni maggiori, c'è un comportamento di differente. Quindi ricordiamoci che sia in Parlamento che nella vita, più il livello delle persone è basso, più vengono fuori dei comportamenti a volte anche meschini.
questo lo potete vedere anche tra le vostre amicizie, tra le vostre conoscenze e sul lavoro. Più il livello è basso e più questi comportamenti discutibili vengono a galla. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in internet nella pagina di Facebook Tele Italia. Grazie e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.